Amici di Windows Tech, eccoci qui con una nuova video recensione. Come sapete abbiamo messo le mani sull'HP Elite X3 e sono finalmente pronto a darvi il mio giudizio completo dopo parecchie settimane di utilizzo e forse qualche imprecazione di troppo. Perché? Perché lo scopriremo più un pochino più avanti, quindi guardate tutta questa video recensione. Partiamo dal design, sicuramente non il più bello sul mercato, ma devo dire che a me piace molto perché il nero opaco a me fa impazzire e mi piace molto il contrasto con l'argento. L'argento che lo troviamo attorno alla fotocamera, nel logo HP nuovo che è bellissimo e nell'altoparlante di Bang & Olufsen, marchiato Bang & Olufsen. Inoltre mi piace molto la trama dei puntini dell'altoparlante. Partiamo anche dal display, dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, perché troviamo un ampio display da 5,96 pollici con una risoluzione di 2560x1440 pixel, il tutto protetto da un Gorilla Glass di quarta generazione. Frontalmente troviamo la fotocamera da 8 megapixel, l'infrarosso per il sensore dell'iride e un LED di notifica che si è attivato con l'anniversary update. Parte bassa dell'altoparlante, come avete visto, i tasti di Windows sono software e non appunto fisici. Sul lato sinistro troviamo l'ingresso per la nano SIM, parte bassa l'ingresso Type-C per ricaricare il telefono. Abbiamo poi i tasti del volume e il tasto di blocca sblocca schermo anch'esso in argento. Parte alta invece abbiamo l'ingresso per le cuffie che tra l'altro sono date in dotazione all'interno della confezione. Abbiamo tre microfoni che permettono veramente una qualità audio in fase di chiamata davvero molto notevole. Inoltre abbiamo anche la ricarica wireless con la sua, diciamo, dock apposita, quindi la sua placchetta di ricarica wireless, ma è compatibile anche con quella dei Lumia perché l'ho provato io stesso. Abbiamo anche poi dei Pogo Pins che permetteranno a produttori di terze parti di creare accessori che si potranno appunto sfruttare con l'Elite X3, sono già la versione successiva di questo dispositivo. Ok, come vi ho detto, abbiamo Windows 10 Mobile. Come potete vedere, sto sbloccando il telefono con il lettore di impronte digitali. Lettore di impronte digitali? Perfetto. Lettore di impronte digitali, questo non è ovviamente l'Elite, ma è un altro telefono che abbiamo qua in zona. Lettore di impronte digitali che funziona davvero molto bene. Non è sicuramente il più veloce lettore sul mercato, ma funziona molto bene, è affidabile, non mi ha mai deluso da questo punto di vista, cioè riconosce sempre le mie dita, ne ho memorizzate due. In che cosa purtroppo non è il massimo? Tutte le pecche che ho trovato di questo Elite X3 purtroppo sono legate al sistema operativo. Dal punto di vista delle specifiche tecniche è veramente una bomba, perché infatti troviamo un processore Snapdragon Qualcomm, è un quad core 820 da 2,15 GHz a 64 bit. Abbiamo una GPU Adreno da 530 e 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibili con microSD fino a 2 TB, cioè pazzesco. La fotocamera sul retro, come vi dicevo, è da 16 megapixel con una focale di 2.0 e abbiamo ovviamente anche il flash. Fotocamera frontale, come vi ho già detto, da 8 megapixel. Quindi vi dicevo, dal punto di vista delle caratteristiche è veramente una bomba. Abbiamo la possibilità di utilizzare Continuum, quindi con la sua dock, la display dock, ma anche con altre dock compatibili, si può sfruttare questo HP Elite X3 come un vero e proprio PC. Che è un po' il senso di questo Elite, nel senso che HP lo ha pensato per un'utenza business più che consumer e lo definisce un 3 in 1 perché ha la versatilità di un tablet, ha la potenza di un personal computer, ma ovviamente la mobilità di un telefono. Quindi, e da questo punto di vista sono veramente d'accordo, perché l'ampio display da 6 pollici praticamente è davvero molto comodo per leggerlo ed effettivamente molto spesso mi permette di non utilizzare il mio tablet. La potenza è assolutamente assicurata, soprattutto anche dalla batteria, da 4.000
150 mAh, che è veramente il plus di questo telefono. Mi dura un giorno e mezzo, è una roba pazzesca, non si scarica mai, nonostante io lo utilizzi molto molto spesso anche come navigatore, perché con 6 pollici è comodissimo da mettere lì in macchina. Quindi dicevo, purtroppo le pecche sono un po' dal punto di vista software, speriamo che le risolvano presto. Quali sono? Per esempio la fotocamera. Fotocamera che, vabbè, queste sono una condizione ideale, quindi un oggetto ben definito con uno sfondo bianco, e come potete vedere il focus funziona da Dio. Ma se già lo mettete magari con uno sfondo con più soggetti, o comunque quello che è poi l'utilizzo classico, il focus ci mette veramente tanto. Già adesso guardate, guardate quanto ci sta mettendo. E poi tendenzialmente fa anche un doppio focus, cioè dopo averlo messo in focus ci fa un altro focus, e spesso purtroppo scatta quando sta mettendo a fuoco e crea delle immagini sfocate. Insomma, si capisce che c'è ancora qualche imperfezione da questo punto di vista. Video: all'inizio i video non funzionavano, si bloccava l'applicazione, adesso invece funzionano, e quindi questo è sicuramente un lato positivo. Dal punto di vista della grafica, abbiamo la classica grafica di Windows 10, quindi possibilità di farla panoramica, di switchare in maniera facile e veloce da foto a fotocamera. E abbiamo la possibilità, scusate, da video a foto, e abbiamo la possibilità di girare video con una risoluzione da 3840x2160p a 30 frame per secondo, quindi 4K, che non è assolutamente male. Purtroppo però non abbiamo le immagini animate, quindi l'anteprima delle immagini animate, che avevano un po' contraddistinto i Lumia, e in questo HP non troviamo. Non troviamo neanche i Cortana, purtroppo, quindi Cortana lo si potrà attivare solamente tenendo premuto il tasto cerca, e non troviamo neanche Glance. Una cosa invece molto carina che hanno inserito è il doppio tap, ma per il momento inutilizzabile. Perché? Perché rende il telefono molto sensibile alle vibrazioni, nel senso che ho notato che quando lo attivo questa funzionalità, anche se vado a giocare con la sensibilità, che in teoria dovrebbe essere solo legata al doppio tap e a nient'altro, ho notato proprio che il display si accende o si spegne a seconda di determinate vibrazioni, che ovviamente non sono stato lì a misurare. Però ho visto proprio che in macchina, per esempio attaccato alla sua postazione, con questa impostazione attivata si continua ad accendere il display, perché probabilmente sente qualche cosa. E lo stesso quando lo si appoggia bruscamente, va a oscurarsi, a bloccarsi, nonostante magari io abbia messo il blocco del sistema, il blocca schermo dopo 2 o 3 minuti. Dicevo, Cortana funziona invece molto bene, capisce alla grande, e quindi andiamo a provarla. Fammi ridere. La mamma chiede a Pierino: mi dici in 5 anni di scuola cosa hai imparato? E Pierino risponde: la strada! A parte la battuta di Cortana, avete visto che ha capito tutto, e devo dire che è il grande plus di Windows 10. Io con Cortana mi trovo veramente molto bene. Mi trovo anche molto bene con le mappe, che funzionano alla grande. Non è ottimale la, diciamo, precisione del GPS dell'Elite X3. Ogni tanto mi ha un po' cannato la posizione, quindi mi ha fatto fare un po' di giri, ma devo dire che ci sta. Però la reattività del GPS è pazzesca. Cioè lo si spegne, magari lo si riattiva il giorno dopo in un'altra posizione, in pochissimi secondi fissa i satelliti e mi trova all'interno della mappa. Quindi sicuramente ottimo anche dal punto di vista di mappe. Ma come vi dicevo, questo HP Elite nasce più che altro per un'utenza business, e quindi cosa ci permette di fare questo HP Elite? Lasciando perdere Continuum, sulla quale abbiamo fatto dei focus, all'interno del nostro dispositivo troviamo tantissime applicazioni già preinstallate di HP, che ci permette di utilizzare appunto questo dispositivo dal punto di vista business. Oltre ovviamente a tutto il pacchetto Office, quindi Excel, Word e PowerPoint, che sono preinstallati e che sono già un plus, troviamo, eccole qui, tantissime applicazioni. Una calcolatrice finanziaria, quindi con tantissime informazioni in più rispetto alla classica calcolatrice, e diverse applicativi, tra cui anche il printer remote, comodissimo per chi ha, come me, per esempio,
una stampante HP e quindi può andare in remoto a stampare direttamente dall'applicazione. Ok, qui abbiamo poi ovviamente il display tool, il workspace che se lo utilizziamo proprio dal punto di vista aziendale abbiamo un abbonamento con HP, ci permette di utilizzare con Continuum una serie di applicazioni che non sarebbero diciamo compatibili con il sistema Continuum e con il sistema appunto di desktop e remoto. Altra cosa molto interessante è che all'interno dell'Elite troviamo WinZip Universal gratuitamente che ci permette di aprire file zip, molto comodo. Io l'ho utilizzato e devo dire che non è affatto male. Soprattutto quando magari riceviamo delle cartelle stampa. Altra cosa fighissima è ovviamente la possibilità di collegare delle chiavette al nostro telefono. Ecco qua, io vado a inserire un adattatore Type-C e entrando in gestione file. Posso andare a vedere il contenuto eccolo qua, Esplora File, posso andare a vedere il contenuto della mia pen drive. Come potete vedere, posso creare cartelle, posso entrare nelle cartelle, posso vedere quello che c'è all'interno. Se ci fossero documenti, posso andare ad aprire documenti, salvarli sul mio dispositivo e via dicendo. Davvero molto comodo, ripeto, sempre e non solo da un punto di vista business. Però ovviamente anche il businessman ha bisogno di svagarsi, magari quando è in treno o sta aspettando l'aereo, e quindi ecco che si può utilizzare l'Elite X3 anche come telefono ludico. E devo dire che anche da questo punto di vista non è affatto male. Noi abbiamo scaricato questa applicazione, il Traffic Rider, che sicuramente abbassiamo un pochino. Che sicuramente non è proprio semplicissimo dal punto di vista della grafica, e devo dire che, come potete vedere, gira davvero molto bene, nonostante la grafica sia sicuramente bella, pesantuccia. Ecco qui, lasciando le mie abilità da scooterista, vedete come è veramente davvero molto molto fluido, molto veloce, non abbiamo lag, non abbiamo impedimenti e gira tutto fantasticamente. Veramente dal punto di vista dell'hardware questo Elite X3 è una bomba, veramente una bomba. Ecco, io un po' meno sullo scooter. E quindi funziona da questo punto di vista bene anche appunto per un utilizzo un po' più ludico. Altra cosa fondamentale che mi piace tanto è il reparto audio, quindi l'altoparlante. Andiamo adesso a chiedere a Cortana di riprodurre della musica. Riproduci musica. Adesso aspettiamo, alziamo un po', alziamo la musica e aspettiamo che parta. Avete sentito il reparto audio che a me piace veramente molto? Sapete che io sono un po' fissato e devo dire che si ascolta davvero molto bene. D'altronde la partner non è proprio una partner di secondo, di basso rilievo. Ecco, vediamo adesso la parte internet, quindi entriamo su internet, andiamo sul sito di Windows Teca. Noi siamo sotto, diciamo, rete Wi-Fi, ma come vedete non funziona molto bene. Abbiamo ovviamente l'LTE, anche l'LTE Plus, con la quale diventa una scheggia. Come vedete, fluidità assolutamente eccezionale, non abbiamo nessun tipo di problema, è veloce e quant'altro. Quindi anche dal punto di vista del traffico internet, insomma della navigazione, non abbiamo particolari problemi. Abbiamo ovviamente le novità di Anniversary Update che ci permettono di navigare all'interno delle pagine in maniera molto semplice con gli swipe, eccetera. Insomma, anche da questo punto di vista non ho avuto nessun tipo di problema.
I problemi veri e propri, ripeto, sono stati tutti legati alle pecche o alle lacune di Windows 10 Mobile. Ed è veramente un peccato perché questo telefono ha un potenziale veramente enorme che potrebbe dare veramente filo da torcere alla concorrenza Android ed Apple. Io li ho provati, come sapete noi proviamo anche altri telefoni oltre che a quelli di Windows e mi dispiace molto vedere come un telefono del genere in questo momento è un po' castrato dal sistema operativo. Ovviamente è utilizzabile, utilizzabilissimo, scusate, ormai mi sto impappinando. Dal punto di vista della quotidianità, però si potrebbe richiedere e ottenere qualcosa in più, soprattutto visto il prezzo del dispositivo. Ma secondo me HP ha fatto veramente tutto il possibile e anzi forse uno dei migliori dispositivo Windows Phone ad oggi creato, soprattutto dal punto di vista delle specifiche tecniche, perché ragazzi veramente è un computer, utilizzarlo anche con Continuum è una figata, veloce, veramente molto reattivo e fluido, quindi veramente un ottimo lavoro da parte di HP, peccato veramente per Windows 10. Il costo, dicevo, è attorno ad 853 euro, quindi insomma non è proprio poco, anche se ovviamente si può trovare già meno su Amazon, il tutto però senza la display dock, quindi quella poi sarà un accessorio che dovrete comprare a parte. Insomma, io sono contento del dispositivo in generale perché soprattutto quando lo si utilizza come dal punto di vista business, soprattutto per Outlook, anche la gestione della posta, secondo me è una delle migliori rispetto agli altri dispositivi, agli altri sistemi operativi. Sono soddisfatto. Peccato che però si poteva avere veramente un fantastico top di gamma che ad oggi purtroppo questo HP Elite X3 non è. Speriamo magari che con qualche aggiornamento in più, se proprio Microsoft non abbandonerà completamente, sappiamo che non lo farà, Windows 10 Mobile, magari si potrà ottenere anche quel qualcosa in più che si richiede a questo HP Elite X3. Direi che questo è proprio tutto, se vi è piaciuto il video condividetevelo, mi raccomando iscrivetevi al canale e continuate a seguirci. Un saluto da Francesco Colonna per WindowsTeca.net.